Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Technological Gamer e oggi... Dio mio, ma porca la puttana. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Technological Gamer e oggi sono qui, da come avete letto dal titolo, il mio ultimo anno. È il mio ultimo anno per molti fattori, a parte di vita, perché sennò veramente tocchiamoci tutti che vediamo di no. Ma è il mio ultimo anno da minorenne, ovvero mancano 2 mesi e diventerò ufficialmente maggiorenne, precisamente il 20 agosto ragazzi, quindi segnatevelo e voglio tanti regali, no scherzo. Il 20 agosto farò 18 anni, a settembre inizierà il mio ultimo anno di scuola ed è il mio primo anno scolastico da maggiorenne, quindi potrò giustificare da solo, che figata. E niente, c'ho molti propositi per i 18 anni, c'ho molti progetti che vorrei portare avanti, del tipo studiare per la patente, la macchina, non della moto, perché ormai è 18 anni. Faccio quello della macchina, quello della moto potevo pensarci un anno e mezzo fa, vabbè avete capito, ai 16 anni. Spero di farcela, spero anche sia veramente l'ultimo anno di superiori per me, cioè l'ultimo anno di scuola, lo spero, perché così me ne vado, esco da scuola e mi cerco un lavoro, un qualcosa, perché veramente poi inizia l'indipendenza, non da subito probabilmente, perché dovrò cercare un lavoro e tutte queste cose, comunque sarebbe bello tipo essere indipendente, trovarti da vivere da solo, via da questi due fratelli che ho. Spero di passare l'esame, spero almeno di essere ammessa, perché sennò veramente che tristezza. In questo momento dell'anno, dell'anno prossimo, io non dovrò più studiare. Fantastico, bellissimo, cioè epico finito male. Però ragazzi, c'è da dire anche che a 18 anni devo smettere anche di fare certe stronzate, cioè capite che non posso fare il Kevin Believe della situazione e andare a fare il coglione in giro. Vuole togliere a Kevin Believe, mi fa ridere, no? Però nel senso, per farmi capire, mi dovrò limitare su quello che faccio. È che ho la faccia da 14 anni, magari se faccio delle stronzate e dico che ho 14 anni e non mi chiedo i documenti, un conto. Se no veramente vado nei casini. Potrei fare una cosa del genere per andare in tendenza. Entro in un negozio, rubo tutto. Se non mi sgamano, mi tengo tutto. Se mi sgamano, gli dico: ehi, sono uno youtuber, era un prank. E così non mi arrestano. Non vedo l'ora di andare a vivere da solo, veramente, anche se sarà difficile. Sarà difficile, devo pensare a tutto io. Sarebbe fantastico. E niente, per i 18 non so ancora come festeggiare i 18 anni, cioè per farvi capire ragazzi, non lo so ancora. Poi io dico, dovrò trovare un lavoro e tutto questo, però io ci stavo pensando a prendermi un bell'anno sabbatico dove non faccio un cazzo, dormo tutto il tempo e poi inizio, cioè non credo, cioè io adesso ho tanti propositi, tanta voglia di essere indipendente, ma non credo di diventare indipendente subito dopo la scuola, perché non avrò la minima voglia. E quindi mamma, mi dovrei sopportare ancora per un po'. Comunque sì, è il mio ultimo anno per la scuola ed è il mio unico anno da maggiorenne. Come ho detto prima, queste vacanze estive sono gli ultimi 3 mesi di vacanze estive da minorenne. Devo godermele, perché poi non posso più fare stronzate. Poi vacanze, spero di essere promosso. Lo spero tanto, però credo di sì, perché cazzo, se bocciano, se mi rimandano a me, rimandano mezza scuola. Quindi spero veramente di essere promosso, come sono sempre stato in tutti questi anni. Non sono mai stato né bocciato né rimandato. Speriamo bene anche quest'anno. Dai, così festeggio i miei 18 contento e non incazzato. Perché sinceramente non c'ho voglia di passare l'estate sui libri, cazzo. Comunque ragazzi, scrivetemi voi quanti anni avete e quanti ne dovete fare. I 18enni, scrivetemi qua sotto cosa fareste al posto mio e cosa avete fatto voi dopo la scuola, oppure se siete stati bocciati. Voglio una marea di commenti qua sotto con su scritto cosa mi consigliate di fare. E niente, spero che questo breve video, brevissimo video, vi sia piaciuto. Raggiungiamo i 100 like, anche se non ci arriverà mai. E noi ci vediamo al prossimo video, che probabilmente sarà il vlog uscirà domani il vlog a Roma con Tuljay, Palas, I'm Giallorosso, Pablo Giallorosso, Miro, Plug, Giannope. Tra l'altro per quei video abbiamo registrato ognuno una challenge al campetto, ogni giorno ne uscirà uno sui vari canali. Il primo video dovrebbe uscire sul canale di I'm Giallorosso, ma non ne sono sicuro. E preparatevi che tra un po' anche uscirà lo speciale 25k di Tuljay
che veramente, io vi dico solo questo, mi sono fatto del male fisico per colpa di quel bell'uomo, veramente, mi ha distrutto le ginocchia, cazzo, mi fanno ancora male. Ve lo continuo a dire, comunque sono minaccioso oggi, mi raccomando, e ve lo continuo a dire, dovrà uscire anche il video del Bernabeu e niente. Io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate like, 100, proviamo ad arrivarci. Ciao!